presentiamo il libro Che bella la tua essenza di Francesca Camilletti, che è qui accanto a me. E il titolo è Quanto mai ermetico, e suscita la curiosità di capire il motivo di questo titolo, e poi ne sveleremo qualche motivazione. È una storia dove campeggiano le emozioni e soprattutto la sensibilità della protagonista assume un ruolo preminente nello sviluppo narrativo. In definitiva può essere considerato una sorta di diario dell'anima, un percorso di una rinascita spirituale. Condividi questa affermazione? Sì, condivido pienamente. Il motivo della scelta, è per capire il motivo della scelta letteraria, non mi hai chiesto la scelta, bisogna entrare un attimo e fare due parole su quello che è la personalità di Andrea, il nome di Andrea Rodriguez. In realtà è una donna di quasi mezza età che ha vissuto veramente il dolore. Quindi una donna giovane, si dice, nei nostri tempi. Sì, si capisce mai di crescere. Esatto, perfetto. Oggi si diventa anziani a 70 anni, a 80 anni, va? No, 80 anni. Che non ama piangersi addosso e quindi vuole trasmettere attraverso questo breve quello che hanno invito, non disperatori, un invito soprattutto anche alla fede, comunque la profonda fede che l'anima da sempre, ma in modo particolare durante il cammino che la farà, direi quasi catartico. Quindi un inno alla speranza. Un inno alla speranza e un inno alla fede. Allora, nel diario viene tratteggiato il motivo sofferente della protagonista, di Andrea, di questa voce narrante, e lei è piena di contraddizioni, di insoddisfazioni, e è alla ricerca di se stessa, soprattutto di uno scopo nella vita, e addirittura in certi punti si dice che si sente quasi morta. Ecco, qual è il motivo della scelta letteraria? Perché non hai puntualizzato in maniera un pochino più approfondita il perché, cioè a questo l'ho detto poc'anzi anticipandolo, sì. Appunto, stavo dicendo che bisogna entrare nel carattere, nella personalità della protagonista di Andrea, per capire il motivo per cui non sta lì a descrivere minuziosamente i motivi che poi l'hanno portata a fare questo tipo di scelta, no? Quindi è importante la scelta, è molto più importante la scelta, è molto più importante la grande desiderio di giustizia, di trionfo, di rinascita che anima. Era la notte del 4 giugno, è molto insignificante, ma per me è un giorno molto importante. Era il mio traguardo, la risposta ai miei incessanti desideri, la pace ritrovata, il trionfo sublime dell'amore puro, la restituzione della gentilezza e del candore sottratti di tempo addietro. Alto, violentò la mia anima con inganno e mortificazione, tanto ingiusti quanto dolorosi. Era la giustizia divina che finalmente mi premiava. Sono passate poche parole per farmi rinascere, anche se tanta fatica e tanto impegno c'erano voluti per meritarlo. Ma non mi importava più. In un attimo ho dimenticato il sacrificio, il dolore, la solitudine, il lungo tempo di attesa, solo perché Celeste pronunciò quelle parole magiche, notte, bella la tua assenza. E quindi è anche il titolo del libro, quindi, questo incontro quanto è salvifico per Andrea, e forse anche per Celeste, per entrambe? Probabilmente per entrambe. Diciamo che il racconto ruota intorno ad Andrea, per cui parliamo soprattutto di Andrea, direi più che salvifico, è un momento di rinascita, è un momento di rinascita vero, appunto, di sensi. Ecco, Celeste ha quindi, abbiamo detto, un ruolo determinante, proprio fondamentale, è l'alter ego della protagonista. Esatto. Ecco, però non ci viene, allora, nessuno non parla mai, cioè non c'è mai un dialogo. Perché non è tanto importante. Sì, appunto, esatto. No, volevo proprio dire questo, cioè poi mi puoi spiegare meglio, certo, quali sono i miei dubbi, quindi del perché appunto non c'è un dialogo, e soprattutto anche perché non viene descritta, cioè quindi proprio come se fosse, non dico un essere etereo. Non viene descritta. Ecco, però bellissimo. Ecco, l'essere la si intuisce. Cioè, no? Quindi descritta in maniera molto sommaria, cioè non ci dice che avete capito.
milioni di persone, quindi è una descrizione per quello che serve. Esatto, per questo spiegaci perché non è importante. La materialità in questo racconto, no? Credo che questo sia abbastanza chiaro, insomma, un cammino spirituale. L'essenza del titolo, bella la tua essenza. Bella la tua essenza, l'essenza è una dimensione interna, insomma, non è tanto importante la descrizione di una fisicità, infatti neanche Andrea mi ha descritta, no? Certo. Quanto l'incontro in sé, l'incontro che, come dicevi tu prima, ha il significato di un premio, ma anche di un vero amore, un amore completo. Ecco, in notte bella la tua essenza, in realtà cosa vuole spiegare, cosa c'è sotteso? È il riconoscimento celeste che riconosce in Andrea la sua bellezza interiore.